natura e libertà. È proprio il caso di dire bentornata Nive. Allora, campo Staffi, ha nevicato oggi, è martedì, ha nevicato la notte tra sabato e domenica. E io ho visto le previsioni, speravo in tanta neve, così è stata, quindi sono venuto subito su. Sono venuto su ieri sera. E oggi mi fermo almeno fino a giovedì, perché forse mercoledì potrebbe dare un'altra spruzzata, quindi vorrei tanto sta quando nevica. Questa qui è una delle piste che raccorda la parte sopra e poi ti porta giù a Ceraso. Purtroppo la nota dolente, gli impianti sono chiusi, stiamo la prima settimana di aprile che hanno chiuso gli impianti. In altre località come Campo Felice o Vindoli ancora girano, penso che fino a Pasqua girano, però qui c'è molta più neve, almeno rispetto a Campo Felice. Ha nevicato pure a Campo Felice, ma qua non affattate più voi, perché comunque qui siamo più alti. La base dove parcheggio il camper qui a Campo Staffi sono 1850, mentre Campo Felice mi pare che rimane almeno 300 o 400 metri più basso. E poi mi faccio un giro qua, vediamo un attimino, perché vorrei vedere gli alberi con la neve sopra. Ieri sera quando sono arrivato ci stanno i pini, gli abeti là, che erano belli gonfi. È bello vedere la neve sull'albero, a me mi fa pazzire. Vabbè, mo proseguo da qua, vado qua sotto. E praticamente la neve fresca, perché non c'è passato nessuno. È una bella occasione, mi diverto. La neve è buona perché è bella soffice, quindi mi divertirò con sci oggi. Si vedrà strada facendo, come cantava Baglioni. Vabbè, ci vediamo strada facendo. Ciao. Madonna, che bello! Giornata di sole meravigliosa, fa caldo, neve un po' pesante, eh? Anche perché la neve che viene in questo periodo, marzo-aprile, comunque è più carica d'acqua, però ha nevicato bene, eh? Qui perché sono tutti... Come si dice quando l'albero perde le foglie? Latifoglie? Io non me lo ricordo, ma magari sarò pure più sincero, non lo so.
se qualcuno me lo vuole scrivere nel commento gliene sarei grato. Però vedi, dove ci stanno gli arbusti, se vedi la neve che ha fatto, guardate che bello qua. Adesso pintino qua. Bello, bello. Gran giornata oggi, gran giornata. Davanti a me il tarino, se vedete, bello ricoperto di neve, ne ha fatta dall'ultima volta che sono venuto qui, ha dato, GoPro arresta video. Ora sono arrivato al rifugio del laghetto. C'è già qualcuno pure. Tutti con la ciaspole. Io faccio il giro da qua che voglio andare a fare una foto al cavolino gonfio di neve. Si vede pure il lago, ma guarda che roba. Non ci vado a fare un tuffo. Mamma mia quanta luce. Ho scoperto pure un pochettino il fontanile. Non mi vado a buttare tutta questa valletta piccolina che in altri video la facevo in salita, invece già voglio fare in discesa. Così vado a vedere se scavallo e vado a cavallo che sta qui dietro, vediamo un po'. Comunque è figo, vedete il lago semighiacciato, è bello, io l'ho sempre visto coperto, vediamo io. Ma comunque vado avanti, seguo. Guarda che spettacolo, che meraviglia. Qua ci sono pure dei tavolini che volendo uno viene qua, si fa il picchinicchi. Boh, io sto rientrando al camper, oggi ho fatto un pezzo del sentiero pure per vedere com'era quello pariva a Camerata Nova, ma però sono tornato indietro perché sennò era troppo lungo. Positivo c'è che il fatto che ha cambiato l'orario, ci sono più ore di luce, quindi io me la godo. GoPro, resta video.
Allora, di lavoro ambiente, oggi è mercoledì, e vediamo, io voglio rimanere fino a che non cominciano a cascare i primi fiocchi di neve, perché mi piacerebbe stare dentro qui mentre nevica, mi piace stare quando nevica, bello, oggi sentirò quello superiore, sempre da fondo. E come ho fatto vedere il panorama, tutto campo sta a Filco Trento, lì c'è la seggiovia della, come si chiama qua, Aceraso, sale su, quella laggiù probabilmente, manco siete, è l'Antico Trento, sempre la seggiovia, poi spazi tutto qua, il Tarino, e arrivi giù fino a Vallara. Aspetto solo che nevica. Qua già c'era venuto, solo che era una bella giornata di sole. E mo ovviamente è differente. Intanto non lo notate, perché se non c'è sole non si vede. Qui c'è una bella depressione. Scende giù, poi laggiù, fai un altro pezzetto di intrancanale e arrivi all'altra valle. Io sono uscito da là, da quella parte del bosco, si vedono i segni dello sci. C'è stato delle tracce che poi entra dentro il bosco là, gente che è passata con le ciaspole, sicuramente lì poi torneranno, da lì andranno verso il rifugio del Ceraso, dove c'è il lago. Io invece sarei indeciso, forse torno nella valle di là, dove già sono stato, o magari potrei seguire pure quelle orme là, quei segni, per vedere una cosa nuova. Sono deciso, come è indeciso sto tempo, speriamo che nevichi più presto, non è ancora tutto paro, non è bello grigio, però dai, attendiamo, dice che per l'una dovrebbe nevicare, mo guardo pure, so, mamma mia. Dai che sta a fioccare un pochettino, dai che arriva, è piccolina però non è pioggia, e questo già mi dà gioia, eccola un pochettino di neve, dai.
Alla fine ho optato per seguire quelle ciaspole, per seguire quei segni di chi era già passato, però mi ha riportato praticamente da dove sono venuto. Io sono venuto da qua, poi sono andato a destra. E quello con le ciaspole invece, poi passate qua, quindi c'è un incrocio, dove c'è quest'albero qui, che c'è il segno giallo sbiadito, il segno rosso a mo' di freccia, che ti dice di andare a destra. Però vabbè, va bene così. Io stavo a pensare, mi butto qua sotto, sotto al bosco, per cercare di arrivare al laghetto lì. Però mi sa che alla fine torno indietro, vediamo. Poi ecco, sta arrivando la neve, bella venticella. A me piace che quando casca la neve para senza vento, no? Bella chicconi così. Però va bene pure questa, una bella nevetta piccolina, gagliarda. Finalmente torno a rivedere la neve che cade. Ciao, ciao, ciao. C'era un grande personaggio che aveva un canale YouTube che ahimè è venuto a mancare. Io lo seguo, sto seguendo adesso i suoi video, e lui era pugliese e girava con un camper e aveva un gatto che gli mancava una zampa. Ora mi dispiace perché non mi viene in mente il nome del ragazzo, però adesso io citerò una sua, diciamo, frase che diceva spesso. Tutto questo è tutto molto giusto. Riposa in pace, grande. Sono andato a buttare la monnezza, ho fatto un giro. Ha smesso da nevicare un po', adesso qua si sta ricoprendo con un po' di nebbia. Speriamo che porti altra neve e che non porta pioggia, perché prima ho fatto pure due gocce d'acqua e non ci voleva un po' di neve. Ma io sono nevicato. Perlomeno se non nevica, che non piovesse. A proposito di quel ragazzo che vi stava di del pugliese, lui si chiama Davide. Su YouTube lo trovi come Davide, Ciccio e Jonathan. Davide è lui, Ciccio è il suo gatto, Jonathan era il camper. Il gatto da Ciccio poi è diventato il capitano. Andate a dare un'occhiata su YouTube, ne vale la pena. A presto.